Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, l'ho messo alla prova e un po' anche io, vi spiego tutto. Allora, eccolo qui, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in tutto il suo splendore, ma prima guardate dove mi ha portato. Qui siamo a Fiesole, una collina sopra Firenze, e la strada l'ha fatta tutta lui senza fermarsi un secondo, quasi sempre alla velocità massima consentita, quindi davvero notevole. Ma prima di dirvi come va, conosciamolo un attimino meglio più da vicino. Allora, pneumatici tubeless autosigillanti da 10 pollici. Che vuol dire? Vuol dire che all'interno c'è una speciale gel che in caso di forature vengono autoriparate da questo gel sigillante dopo che avete rimosso ovviamente l'oggetto che ha perforato il pneumatico. Non ho provato questa funzionalità, vi dico la verità, sono entrambi in questo modo, sia quello davanti che quello dietro. Vi posso dire però che sono grandi e sono comodi, nonostante non abbia altri sistemi di ammortizzazione. È un monopattino davvero molto comodo anche su strade accidentate come quella che ho appena fatto. Il meccanismo di sblocco è secondo me particolarmente riuscito, c'è questa levettina che si tira verso l'alto, poi abbassate il resto, ripremete la levetta e tutto collassa sul parafango posteriore, pronto per essere riposto. Sono circa 17 kg, che per un monopattino di queste caratteristiche non è un peso esagerato. Il display non è molto cambiato tramite la pressione di questo singolo tasto, forse l'avete visto anche in un attimo, si è accesa la luce frontale, buona come al solito. Abbiamo poi l'indicazione della modalità di guida, ovvero quella pedonale a 6 km all'ora, drive e sport. Sport che arriva fino a 20 km all'ora come da nuova normativa in Italia. Peccatissimo, perché provare questo monopattino con solo 20 km all'ora è una piccola tortura. Ma poi la grande novità sono le frecce. Frecce presenti, sentite anche con segnale acustico, su entrambi i lati, si attivano qua con questi pratici tastini dal manubrio e ovviamente le troviamo poi replicate anche sul retro. Levetta come al sempre per l'acceleratore sul lato destro, cruise control presente e funziona davvero benissimo, meno male, forza Xiaomi. Lo spazio di arresto in termini di frenata è davvero molto buono, ma la manopola intanto è al massimo da 3 dita e poi è un po' troppo inclinata, l'avrei preferita un po' più in alto, tipo a questa altezza, anziché tutte le volte dover inclinare parecchio la mano per riuscire ad afferrarla. È un po' dura, ma il monopattino effettivamente è ancora piuttosto nuovo e la modularità della frenata non è proprio eccezionale, ma anche qui siamo di fronte a un modello nuovo che magari col tempo diventerà un pochino più duttile. Vi dicevo prima che sono arrivato fino a qui soltanto grazie a lui, 700 watt di potenza massima, 350 watt di potenza nominale, quindi questo significa, cosa ve ne fate di una potenza del genere su monopattino che va a 20 all'ora? Ci salite, tante salite, in maniera piuttosto agevole. Io sono molto leggero, questo è vero, ma comunque per arrivare qua c'è da fare tanta salita e lui l'ha fatta quasi sempre a 20 km all'ora costanti, soffrendo un po' di più soltanto nei tratti più ripidi, scendendo all'incirca 15-16 km all'ora. L'ho proprio messo alla prova alla fine con un pavé a pendenza veramente elevata, dopo un po' si è arreso, speravo avrebbe fatto anche un pochino meglio, vi dico la verità. Comunque diciamo che Xiaomi parla di circa un 20% di pendenza, che lui, sì, mi sento di dire che farà, certo magari non proprio a pieno carico, tra l'altro la portata è di 120 kg, quindi anche a questo serve avere più potenza, cioè avere una portata maggiore rispetto ai 100 di tanti altri monopattini. Rimane un po' la sensazione che sia un tantino castrato, perché quando siete in piana lo sentite quasi slittare il pneumatico anteriore da quanto velocemente parta, e poi si ferma subito a 20 all'ora. Vi dicevo prima della frenata molto buona, non ho specificato che quella anteriore è un ABS e avviene tutto tramite un'unica leva, quindi non ci sono mai rischi di inchiodata e lo spazio d'arresto è veramente molto molto breve, appunto anche perché siete limitati nella velocità massima. Per quanto riguarda l'autonomia, beh, è una cosa molto variabile nei monopattini elettrici in generale. Xiaomi parla fino a 55 km di autonomia. No, diciamo che una stima più realistica è intorno ai 40-45. Per arrivare fin qua, quindi salita costante, ho fatto fuori un 50% della batteria in praticamente 10 km. Quindi anche lì capite che dipende tutto molto dal tipo di guida, dalla strada su cui state andando. È ovvio che non sia magari un monopattino fatto per andare costantemente in lunghe salite, ma insomma potete farci anche 20 km se lo stressate parecchio con pendenze molto elevate, quindi bisogna sempre farci un pochino la tara. Certo è che è un'autonomia comunque superiore alla media, sebbene non sia da primato. Quello che è purtroppo da primato, quantomeno per Xiaomi, è il prezzo, 899 euro. Non sono pochi, è indubbiamente il suo monopattino più completo, ma al contempo non mi ha, come dire, completamente conquistato, quantomeno con una caratteristica. Cioè, voglio dire, l'autonomia è sì molto elevata, ma non è assolutamente da primato.
c'è tanta potenza, sì, ma non è che ci fate cose impossibili per altri monopattini o che la salita non la soffra completamente. Poi è comunque grande, sono 17,5 kg più o meno di peso, è ingombrante, sono anche tutte cose delle quali dovete tenere di conto a seconda dello spazio che avete in casa poi per riporlo, del peso che dovete trasportare per eventuali scale, eccetera, eccetera. A tutto, alle frecce, al cruise control, ha una buona applicazione anche se senza particolari fronzoli o utilità di sorta, però costa 899 euro, e magari a seconda dell'utilizzo che dovreste farne potreste trovare facilmente delle alternative più economiche che sarebbero più adatte appunto alle vostre esigenze. Migliori monopattini è la pagina che curiamo su smartwork.it e vi potrebbe dare senz'altro qualche consiglio utile. Ve la lascio linkata qua sotto in descrizione per questa prova di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. È tutto, un saluto e alla prossima.